Salve a tutti amici di Fanwick, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento di ore 15. Ve lo dico subito, è l'ultimo di questa prima parte del programma, ovvero abbiamo cominciato il 13 di marzo, era un venerdì, oggi siamo al 12, sempre venerdì di giugno, e questa puntata chiuderà questa prima parte. Vi abbiamo tenuto compagnia per tutto questo tempo, facciamo una piccola pausa, giusto una settimanella, ecco, per riprenderci, e torneremo con nuove idee, una nuova veste e insomma e tantissime sorprese dal 22 giugno, quindi ci rincontreremo tra una settimana. Ma a parte questo, oggi vogliamo parlare di riaperture ancora, vogliamo raccontarvi che cosa potrete incontrare per allietare le vostre serate nella capitale, quindi soprattutto a Roma. E per parlare di questo ho in mia compagnia il direttore artistico di Vite Culture, Mamo Giovenco. Ciao Mamo! Ciao, eccomi qua, ciao, finestratissimo, buongiorno a tutti, ciao Fanwick, ciao a tutti quanti, ciao a tutti gli ascoltatori e ciao a te Elena, è un piacere di incontrarti. Ma che bello vederti anche se solo in modo virtuale. Innanzitutto grazie però di aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi, e vorrei subito innanzitutto, per chi non conoscesse Vite Culture sul panorama di Roma è molto conosciuto, è molto noto, però per chi non vi conoscesse ti va di raccontarci un po' di che cosa vi occupate e poi entriamo nel merito di quest'estate? Ma certo, allora, Vite Culture è un marchio, posso definire, ormai abbastanza sudato nella capitale, nel senso che ormai sono tanti anni che esistiamo e resistiamo, direi insomma, no? E prettamente ci occupiamo di riqualificazione di spazi, come abbiamo fatto negli anni. Siamo partiti con l'esperienza prima dell'Anificio, Quirinetta, Rampa Prenestina, tanti posti villa, e poi abbiamo fatto festival più che altro concertistici, che è una grande parte asset del nostro brand, partendo comunque sempre da Quirinetta. Sottofondo sentite magari il mio figlio che ogni tanto urla, ma ci sta, siamo ancora in finto lockdown, non è vero però. Quindi villa da festival per 3 anni, Vite Culture Festival, insomma, concerti di qua e di là, ma nello stesso tempo abbiamo sempre creato progetti, soprattutto nell'estivo, tra i quali l'ultimo, insieme ai nostri partner ormai fidati e amici di Freak and See, quel che abbiamo fatto gli ultimi 2 anni a Indie Estate, che è stata comunque una manifestazione di grande successo, fortunatamente, e appunto con loro proseguiamo questa nuova avventura di cui adesso andremo a parlare, che ci vede sicuramente in un momento storico ben diverso, o comunque le prospettive sono decisamente cambiate rispetto a quello che ci immaginavamo qualche mese fa, però siamo qua in resilienza e a lottare per fare business da una parte, ovviamente non possiamo non ammettere, ma dall'altra di regalare sempre un qualcosa di nuovo e interessante per la stagione estiva romana. Hai detto un nuovo progetto, no? Quindi questa volta vi spostate come zona, hai parlato di Indie Estate, questa volta proprio vi spostate nella zona di Roma, da sud, andate un po' verso nord, e soprattutto insomma riproporrete con una nuova veste un locale, mi viene a dire comunque sia uno spazio, anzi, che era molto noto, che è molto noto comunque nella capitale, ovvero Giardini Montemario. Esatto, Giardini Montemario. Ci spostiamo decisamente da sud, che era appunto India, a nord totale, e andiamo appunto a Montemario, come un po' dice, ormai si deve mettere, cioè, la zona ci deve stare un po' nel nome, perché se no anche noi ci perdiamo dove andare oggi, e quindi preferiamo mettere ormai i nomi proprio come per non perderci anche noi. E sì, a parte gli scherzi, ci spostiamo a nord in questa cornice davvero stupefacente, perché a noi ci ha davvero colpito, e la conoscevamo perché è un posto che esiste da tantissimi anni, forse è uno dei locali, perché di un locale si tratta, più storici di Roma. Lo conoscevamo forse per i millennials come noi, con il nome di Chalet, poi è diventato Bosco delle Fragole, poi è diventato Eden, e adesso è Giardini Montemario. E in accordo appunto con la proprietà che ci ha invitato
a vedere gli spazi e soprattutto il giardino esterno, che parliamo di un parco di 4.000 metri quadri, incredibile, bellissimo, è proprio un bosco fatato, è uno di questi regali che ti può regalare solo appunto Roma, degli spazi magnifici. Qui si vede appunto anche la testa dello Stadio Olimpico là dentro, perché stai proprio sopra lo Stadio Olimpico, dove intanto sicuramente, anche se in questi giorni non ne sentiamo l'esigenza, ma più avanti sicuramente sì, fa un fresco, almeno 5-6 gradi in meno ci sta. E sicuramente, ecco, è un posto che ci permette, e grazie qua anche alla proprietà dell'Eden, come si chiama ancora lo spazio, e adesso per l'estate Giardini Montemario, di un comune intento di importare un intrattenimento diverso rispetto a quello che negli anni precedenti abbiamo visto lì, e quindi insomma di gestire e vestire insieme un nuovo assetto per questa nuova stagione. Corrado intanto dice: posto stupendo con vista mozzafiato, quindi concorda con Esatto. te assolutamente. Che cosa regalerà il programma di quest'estate? Perché ci sono ovviamente un sacco di restrizioni ancora, no? Sì, 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 sì. Abbiamo parlato qualche giorno fa anche della possibile riapertura delle discoteche, ma ci sono tipo 2 metri in linea d'aria, le persone devono stare distanziate, quindi sono. Insomma, delle richieste un po' particolari e un po' difficili. Che cosa proporrete a Giardini Montemario? Ma guarda, solitamente noi seguiamo un fil rouge editoriale di appunto spettacolo, di musica, di voglia, e quest'anno seguiamo un fil rouge più delle determine che ci arrivano giorno dopo giorno, cercando appunto di aprire piano piano rispetto alle cose che poi si potranno fare. Sinceramente partiamo di base da intanto presentare un posto, appunto come dice il vostro ascoltatore, mozzafiato. E sarà sicuramente un posto intanto bello dove stare, prima di tutto, per dimenticarci anche un po' di questi ultimi mesi un po' particolari, per ricominciare ad avere una socialità. Distanziamento sociale non è una bella parola, per quanto poi lo sia fisicamente, no? E anzi, beh, poi adesso, se no andiamo a aprire un file troppo ampio su cos'è distanziamento sociale o fisico. Quindi proviamo in qualche modo a riavvicinare un po' questa socialità, questa fisicità, ovviamente secondo le regole, e proporremo sicuramente intanto un percorso enogastronomico. Inizialmente, quindi con tanta scelta di food, quindi da quello che può essere un semplice panino birra, quindi burger, pizza e fritti in qualche modo, fino ad arrivare a degli angoli sushi, a un angolo di ristorazione un po' più, no, sofisticato, dove da una parte sicuramente, per ovviare al sistema che dobbiamo seguire, da una parte sarà possibile ovviamente prenotarsi un tavolo, dopo diamo magari tutte le indicazioni del caso, o semplicemente anche farselo da asporto internamente, quindi metteremo a disposizione sdraio, isole, puff o spazi nel verde, dove comunque tu puoi prenderti il tuo drink o il tuo appunto cibo e andartelo a mangiare con i tuoi amici nelle giuste distanze che metteremo ovviamente a norma, e gustarti una bella serata, e soprattutto ovviamente birre artigianali, che è sempre nella parte ovviamente, no, ci teniamo sempre a mettere dentro, perché comunque insomma danno sempre quel valore, e cocktail e via dicendo. Poi mano a mano ci verrà permesso di aprire più sezioni. Intanto inizialmente non mancheranno una sorta di intrattenimento, che può essere un po' cinema, un po' musica di sottofondo e via dicendo. Poi mano a mano, ovviamente non prevediamo che a un certo punto finiremo a agosto, che faremo i balli di gruppo, però comunque sia, magari qualche band dal vivo o qualche situazione magari appunto più DJ set, ma comunque sia adeguato alla situazione. Piano piano apriremo anche quello, come bene o male il pubblico ormai ci conosce da questo punto di vista, sia noi, come appunto le esperienze di India con insomma, i nostri fidi soci e amici, tanto quanto l'Eden come posto ovviamente di intrattenimento in qualche modo danzante. Non puntiamo ad arrivare ad essere una discoteca, ma a comunque a divertirci secondo le norme. Quindi è È proprio anche un mio work in figlio. progress. Sì, Vabbè, sì, sì. Sì, a mio figlio sottolinea è le. d'accordo lui, evidentemente. Sì, non vede l'ora.
Non vede l'ora. Quanto è difficile, mamma, appunto, ripartire in una situazione come questa? Perché ci sono tante realtà che dicevano, ok, noi apriamo lo stesso, ma fondamentalmente apriamo, penso alla puntata di ieri dove avevamo Teatro Trastevere, dice, noi riapriamo, ma fondamentalmente non è che stiamo benissimo a livello proprio anche economico, però lo facciamo lo stesso per far vedere che cerchiamo di esserci, per pungolare un po' le istituzioni. Quindi penso ci siano le discoteche che appunto non hanno intenzione di riaprire perché è complicato seguire le disposizioni date, appunto. Quindi mi chiedo quanto è difficile appunto per chi organizza proprio eventi, organizza l'estate, no? Ripartire in questa situazione qui. Allora, è difficile, è molto difficile, infatti non è tanto come ripartire, il problema era se ripartire, ovviamente, perché sinceramente dal nostro punto di vista non è facile, non è stato facile e non sarà facile. Questo ovviamente adesso non voglio annoiare, però determinerà davvero tante restrizioni rispetto al lavoro, ai lavoratori stessi, insomma è un po', è davvero come ripartire dopo una pandemia, non so se ti ci sei mai trovata, no? Io personalmente no, però neanche dopo una guerra ci siamo trovati, grazie a Dio, almeno noi anagraficamente, però il sentimento è un po' quello, quindi è molto, e qui non voglio fare quelli che siamo i coraggiosi, ci mancherebbe, è una necessità, l'abbiamo sempre fatto e dobbiamo continuare a fare, però ripartire non è così facile, ovviamente dobbiamo provare a farle con le nostre ferite e qualche cicatrice, ma mantenendo comunque sia un sorriso nel farlo, quello sicuramente. Di che cosa hai fatto tesoro tu di questa esperienza che insomma ti è toccata come a tutti quanti noi, no? C'è un qualcosa nel portare avanti appunto il tuo lavoro che hai detto, ok, non devo più dimenticarmi di questo aspetto qui nel futuro. Beh, sicuramente non bisogna dimenticarsi che tutto è possibile nel bene e nel male. Quindi quello ovviamente non bisogna fare conti, bisogna pensare al futuro ma anche al breve termine, quello sicuramente. E come dire, c'è stato tanto tempo per riflettere e per pensare, sicuramente anche su un discorso di come reinterpretare, come vivere questo lavoro. Noi poi di cultura eravamo in tanti ambiti, quindi adesso non voglio annoiare con il perché e il per come. Nello specifico su quello che è ovviamente l'intrattenimento al pubblico, più che altro è cosa mi aspetto, cosa ci aspettiamo. Non sappiamo se ci sarà una diffidenza o una paura del pubblico ad avvicinarsi ai luoghi, cosa che sinceramente in questo momento, in queste prime fasi, non sto vedendo, anzi, la gente ha tanta voglia. Da una parte abbiamo imparato che si può non perdere tempo ad andare in giro per l'Italia, per il mondo, per la città, per farci una riunione spesso anche inutile, ma possiamo farlo come stiamo facendo. Questo è una cosa che abbiamo imparato. E la cosa interessante è che questo progetto è nato così, non da una fisicità, da molte persone che francamente ancora non l'ho vista fisicamente, le vedo come vedo te adesso su schermo diviso. E questo però vuol dire che abbiamo, che molte cose si possono fare, quindi dai, rimaniamo con una speranza e una positività nel progettare le cose e nel farle, quello sicuramente. Speriamo che la gente sia, anzi, spero che la gente sia ordinata, anche loro siano comunque, no? Cioè che non si creano problemi da quel punto di vista, che la gente per volontà, proprio per esternare questa chiusura che ha avuto prima per una libertà, poi non diventi eccessiva e non si chiama bene da quel punto di vista. Se tutti lavoriamo secondo il rispetto, ecco, la parola principale è il rispetto. Abbiamo imparato e dobbiamo imparare il rispetto. Anche il mettersi una mascherina è un rispetto, non prevenzione per noi stessi, è un rispetto per gli altri. Quindi il rispetto è una parola fondamentale. Nel frattempo noi abbiamo messo nei commenti ovviamente i riferimenti a Giardini Montemario, il canale Instagram, in modo tale che tutti quanti insomma, ecco, possono trovare le informazioni. Quando è che inizierà questa nuova avventura, Mamo? Questa nuova avventura inizierà giovedì 18 giugno, mo praticamente, freschi freschi.
Sì, stiamo finendo, diciamo, gli ultimi dettagli e anche in maniera divertente, devo dire, perché comunque sì, ci avevamo anche un po' la voglia, no? E apriremo il 18 giugno tutte le sere, quindi non ci saranno giorni di chiusura, 7 su 7, dalle 18 alle 2 di notte. L'indirizzo poi comunque è andate sui nostri social di Giardini Montemaio su Instagram e Facebook. Comunque piazzale dello Stadio Olimpico 5 e questo, insomma, questi sono i riferimenti. Intanto abbiamo giovedì. Ovviamente è consigliata la prenotazione, soprattutto se si vogliono prendere le tavole e non avere problemi di file, intoppi. Quindi sui nostri canali sarà disponibile un numero di telefono dove poter anche con gli orari di riferimento, da che ora poter chiamare per prenotare e quindi là tutte le informazioni del caso. Beh, quindi insomma tutto regolare, tutto pronto per questo nuovo inizio. La settimana prossima ci incontreremo sicuramente. A questo punto voglio uscire anch'io, voglio andare a vedere insomma le realtà di cui ho parlato e di cui insomma ho raccontato. Ti faccio soltanto un'ultima domanda che riguarda proprio la musica dal vivo. Perché ci sono artisti che hanno deciso comunque di fare dei concerti, no? Quest'estate, magari con una band in forma ridotta, insomma, seguendo poi tutte le indicazioni del caso. Artisti invece che preferiscono aspettare e quindi non aspettare tempi migliori per poter riavere la platea. Forse più che la platea, proprio l'emozione, no? La condivisione di quello che è un live, che è sempre un'esperienza emozionante e molto particolare. Che cosa ne pensi? Cioè, cosa accadrà in effetti da questo punto di vista quest'estate? Anche voi avete detto andrete insomma un po' navigando a vista per quanto riguarda i concerti. Accade a questo, sì, a delle cose ci staranno anche ovviamente con una formula per un pubblico che non possa superare le 1.000 persone, questo è chiaro. Quindi o più date consecutive, come stiamo vedendo ad esempio Gazzè o Diodato o cose del genere, o diciamo formazioni ridotte o situazioni ridotte comunque permette almeno di lavorare. A me quello che preoccupa più che altro è la musica si riprenderà, ne sono sicuramente convinto, è chi ci lavora, dalle maestranze, ai promoter, molti non vedranno luce purtroppo, come già abbiamo visto ieri in una tristissima notizia, che è quella del Circolo Ibò di Milano, che è un'istituzione della musica dal vivo dei piccoli club, se vogliamo, che purtroppo ci ha salutato e ci ha abbandonato in maniera definitiva. Queste sono le notizie che non vorresti mai leggere o ricevere, questo deriva da gestore di posti, insomma, quando realtà così storiche muoiono e muoiono non perché non ci sia più il pubblico che lo segue, perché insomma per motivi imprenditoriali, ma proprio perché è successo quello che è successo, questa vuol dire anche che non c'è, evidentemente non c'è stata durante e non c'è adesso né una prevenzione e né un'azione per evitare che succeda questa cosa. E questo è un grande lutto per quello che mi riguarda, sinceramente. E per quello che riguarda invece i concerti più grandi, più che l'emozione e cose, è che ovviamente sono delle strutture talmente imponenti che hanno bisogno di spazi talmente grandi che hanno bisogno di un pubblico molto vasto. Oggi non possiamo farle, quindi vengono semplicemente rimandate l'anno dopo, ed è una formula giusta, ovviamente, che poi i biglietti, no, valgano per lo stesso evento. Quando invece ci sono situazioni dove i concerti vengono annullati, ci sono dei casi dove, insomma, lascerei un po' più di scelta al pubblico se scegliere un evento, no, simile o comunque dove posso essere rimborsato in questo modo con un voucher e mi permette di accedere ad altri eventi, o invece di vendere in via di soldi, che comunque sia una cosa che m'aspetta in qualche modo. Dall'altra parte, però, non voglio dare la colpa ai promoter di questa cosa, perché ci mancherebbe, però anche dall'altra parte forse anche sta un po' nell'interesse dell'artista, più che altro nell'interesse etico di un artista, rischedulare invece che annullare. E quindi, ad esempio, il grande caso che c'è adesso di Paul McCartney, no? Do ragione alla Nannini, do ragione al promoter, do ragione a Paul McCartney, però Paul giustamente
organizza il nostro concerto e non ho più. Beh, l'abbiamo detta così, insomma, in famiglia. No, giustamente è ovvio, insomma, sono d'accordo con te che insomma, se rimettesse un altro concerto sarebbe tutto più semplice, no? Come poi accade spessissimo, io penso anche qualche tempo fa c'è stato il concerto di Björk a Roma, al teatro, che purtroppo non è stato fatto perché diluviava, quindi lei lo ha rimandato, lo ha spostato, l'ha spostato di un po' di mesi, però poi i biglietti erano validi e tu potevi tornare, quindi si può schedulare un concerto, ma queste sono altre storie, altre complicazioni. Sì. Momento, ecco, insomma. Ci faremo davanti un ottimo cocktail Giardini Montemare a questo punto. Inviterò anche Paul, vediamo se accetta. Vediamo. Magari viene e fa una cosa intima, ecco, per poche persone. Un feeling con Gianna Nannini, hai visto mai? Sarebbe fantastico, ce li vedo anche bene insieme, un po' lo stile di capelli potrebbe starci, è un po' Sì. simile. Sì. Mamma, io ti ringrazio tantissimo per essere stato insieme a noi e averci, insomma, ecco, fatto scoprire per chi non lo conosceva, io non lo conoscevo, un'altra zona di Roma, un altro luogo e, insomma, verremo a trovarti dal 18 di giugno. E noi aspettiamo a braccia aperte. Grazie mille, buon lavoro. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. E allora, per un posto che apre e riapre le sue porte con una nuova veste e una nuova livrea, oserei dire, adesso vorrei fare un altro, chiudere questa puntata facendo un po' un punto della situazione, di quello che abbiamo vissuto fino adesso, e lo vorrei fare insieme al direttore di Fanwick, Marco Del Bene. Buon pomeriggio! Ciao a tutti. Allora, qual è il bilancio di questo periodo? Siamo arrivati finalmente alla fase 3. Noi abbiamo iniziato proprio, era appena partito il lockdown e abbiamo iniziato appunto con ore 15, intrattenendo le persone, accompagnandole un po', durante tutto questo periodo. Abbiamo fatto tutte le fasi. Che cosa è cambiato? Ma cos'è cambiato? In realtà, diciamo, sono successe tantissime cose. Insomma, oggi salutiamo il nostro pubblico in questa avventura di ore 15, rimandandolo poi a prossimi appuntamenti, perché non è che, insomma, ha scoperto un gioco, non è che lo si abbandona totalmente, anzi, si prende solo una piccola pausa. È successo che l'Italia ha scoperto il digitale. L'Italia, probabilmente l'Europa, il mondo ha scoperto il digitale e finalmente abbiamo fatto questo salto quantico per riuscire a capire le potenzialità di questo strumento, a volte visto come un nemico, invece è quello che ci ha permesso poi di resistere a 3 mesi di isolamento e di segregazione forzata. Quindi, innanzitutto, io vorrei segnalare, diciamo, il grande passaggio, l'evoluzione che ha fatto tutto il nostro paese. Noi come Foundry, come sai Elena, abbiamo cercato di cavalcare un'onda, abbiamo sperimentato con questo format che gestisce con altre esperienze questo momento, cercando di raccontare ogni giorno e anche cercando di raccontare quelli che potevano essere gli umori della città, gli umori delle persone, spesso le associazioni, le difficoltà, oppure sistemi per passare il tempo, per passarlo in modo intelligente. Ecco, io mi auguro che si sia trovato un modo anche per arricchirsi attraverso un approfondimento magari di tematiche, letture. Anche un 3 mesi per capire magari maggiormente delle situazioni, delle tecniche per migliorare il proprio livello professionale. Noi abbiamo lavorato più o meno su questo. Volevo segnalare una piccola cosa, che visto che Mamma è stato così ospite del tuo spazio, che proprio oggi su Revenues, la nostra testata che dirigo, che si occupa di musica, esce un'intervista molto bella su Mamma, che ha una grande esperienza tra l'altro nel mondo della musica, con un ruolo importante negli ultimi X Factor. E come sono 3 mesi, insomma, di ore 15, sono anche 3 le nuove testate del gruppo Foundwick, che vorrei ricordare, perché Foundwick si occupa di intrattenimento, a questo speciale spazio di successo sulla città di Roma. Abbiamo appunto revenues.it,
che è una piccola creatura diretta da Grazia Cicciotti prevalentemente, con Paolo Farina che ci scrive, che si occupa di musica. Abbiamo Evolve, diretto da Francesca Di Bellardino, con la bravissima Rara Viola e con i suoi contributi sul mondo della evoluzione del lavoro, l'evoluzione sociale, sostenibilità, quindi diciamo una testata totalmente green. E LOL News, che è curata principalmente da Eleonora D'Urbano e da te, chiaramente, che si divide su degli argomenti più femminili. In fondo Fanwick e queste tre testate sono un piccolo gruppo indipendente che, come tutti, anche in questi tre mesi ha fatto una trasformazione ancor più nel digitale, quindi cercando soluzioni, cercando contatto col pubblico. Seguiteci e premiate anche le nostre iniziative, perché insomma sono sempre fatte, si spera, sono fatte cercando di fare cose belle, soprattutto cose belle. Volevo ringraziare gli ascoltatori, in particolare volevo ringraziare Corrado, che ho visto le statistiche e ci ha seguito tantissimo con tantissimi contributi e commenti, e quindi grazie Corrado. Tra l'altro è sempre molto attento perché conosce anche tantissime realtà che, di cui abbiamo parlato. Invece Roberto, che è un altro fedele ascoltatore, chiede quando tornerà Ore 15. Roberto, guarda, il tempo di fare una settimana, 10 giorni di pausa, e facciamo, torneremo più o meno il 22 di giugno, dovrebbe essere quella la data. Sì, esatto, Ore 15 tornerà, si prenderà sicuramente una settimana di pausa, poi ne faremo comunque una forma estiva legata spesso a... cercheremo di sperimentare qualcosa di legato al mondo dell'intrattenimento televisivo, organizzando degli speciali settimanali sulla città di Roma, quindi con un grande spazio per la città, il giovedì, abbinati alla nostra newsletter Fan Week Roma, diretta da Anna Rita Canalella, che da sempre con grande successo segue questa la città su Fanwick. Assolutamente, così possiamo dare consigli a chi deciderà di passare l'estate appunto in città, saprà perfettamente come passare il suo tempo e come scoprire, come godere di questa bellissima Roma, che forse avevamo sempre un po' sottovalutato, cioè tutta l'Italia ce la siamo sempre un po' snobbata, forse adesso la stiamo riscoprendo. Sì, anche volevo anche menzionare, vabbè, non è un momento dei ringraziamenti, ma questo format è stato diretto da te. Dietro al format e agli ospiti c'è un ufficio stampa in gambissima e un'autrice, Marta Volterra, che con grande attenzione ha cercato di collezionare e mantenere un alto livello. Non è facile, non è stato facile, e penso che il lavoro sia stato buono, io sono soddisfatto. Un giorno noi faremo vedere tutto il dietro le quinte di quello che è successo e di quello che abbiamo passato insieme a Marta Volterra e anche Alessandra Zoia, che insomma tutte le volte seguono e insomma hanno dato una mano e sono una rete di sicurezza per quanto mi riguarda, ovviamente, e quindi va bene così, ma torneremo più in forma che mai. Yes, ciao a tutti, bravissima Elena, grazie. E buona fase 3. Ciao, grazie. Insomma, non abbandoniamo il digitale, noi c'eravamo di già nel digitale e semplicemente lo abbiamo scoperto ulteriormente, lo andremo ad indagare ulteriormente, quindi non ci abbandonate, noi torneremo il 22 di giugno, giusto il tempo di una pausa, l'ho detto, abbiamo cominciato il 13 di marzo, non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto quasi 70 puntate sempre in diretta, ora giustamente ci riprendiamo un attimo, ci diamo una rinfrescata, un po' di energia, nuova veste e via, pronti per l'estate. Io vi ringrazio per essere stati anche quest'oggi insieme a me, ringrazio ancora una volta l'ospite all'inizio, ovvero Mammo Giovenco, ringrazio chiaramente la redazione, ovvero Marta Volterra e Alessandra Zoia, che insomma, sono sempre state una grande rete di sicurezza, HF4 che produce il format e lo continuerà a produrre, e ovviamente ringrazio tutti quanti voi. Ci vediamo il 22, fate i bravi, ciao!